Quasi unico in Italia quello della sanità del Molise, non riesce a uscire dal piano di rientro, dal commissariamento e i servizi sono sostanzialmente ai minimi termini. Sì, abbiamo ben presente la situazione, stiamo già adoperandoci per superare questa problematica. Devo dire il fatto che una regione in 13 anni non esce dal commissariamento, nonostante il piano di rientro, significa che forse il commissariamento non è lo strumento più utile per assicurare i servizi ai cittadini. Quindi siamo operativi su questo e a breve troveremo delle soluzioni. Le richieste sono sostanzialmente più fondi, da qui voglio dire richieste sono più fondi e regole anche diverse, un po' più flessibili per l'organizzazione dei servizi su un territorio che ha delle specificità orografiche che col decreto Balduzzi un po' cozzano. Concetti che sarebbero in questo decreto Molise in bozza. Lei cosa ne pensa? Io credo che bisogna appunto tenere presente delle peculiarità delle varie regioni. Spesso si dice che il nostro sistema sanitario nazionale ha 21 sistemi sanitari nazionali. Io credo, e questo l'ho dichiarato appena diventato ministro, che bisogna far sì che tutti i cittadini, indipendentemente da dove sono nati o risiedono e indipendentemente dal loro reddito, abbiano le stesse opportunità di cura. Questo in una nazione moderna come la nostra, nel terzo millennio, come dico io, è un qualcosa che deve essere assolutamente raggiunto. È inaccettabile che ci siano disparità tra regioni e regioni e disparità tra chi ha più possibilità economiche e chi ha meno possibilità economiche. Quindi più sanità privata o sanità pubblica? Allora, io credo che bisogna salvaguardare il nostro sistema sanitario nazionale, che una volta era il migliore di tutti, però se andiamo a vedere, il sistema sanitario nazionale è stato definanziato pesantemente dal 2013 in poi. C'è stata un'inversione legata al Covid, ma è stato un evento eccezionale. Io credo che bisogna rimettere al centro dell'attenzione del governo la sanità. Il Covid, tra tanti guai che ha provocato, io dico sempre, l'unica cosa positiva che ha fatto capire quanto sia importante la sanità è la sanità pubblica. È chiaro che è una sanità che va riorganizzata, perché il Covid ha dimostrato quanto sia fragile in molte regioni il territorio. Siamo ancora un sistema sanitario basato fortemente sugli ospedali, bisogna avere delle idee innovative per far sì che il territorio possa farsi carico di tanti problemi che oggi finiscono negli ospedali, causando i tanti disservizi che conoscete bene. Molise è l'unica regione senza un centro Covid dedicato, senza il DEA di secondo livello, e ci sono ancora dei focolai che scoppiano nei reparti degli ospedali pubblici. Come intende intervenire su questo? Ma guardi, come le dicevo prima, poi il Ministero può dare delle indicazioni, poi le applicazioni sono ovviamente in capo alle singole regioni, quindi le singole regioni poi devono prendere i provvedimenti necessari perché conoscono anche meglio il territorio. Sul Covid io sono convinto che siamo in una fase diversa, la malattia oggi non è quella che abbiamo visto tragicamente 3 anni fa, e quindi manteniamo alta l'attenzione, ma siamo anche fiduciosi che finalmente si possa uscire dal Covid e pensare ai tanti problemi che purtroppo con il Covid sono rimasti indietro. Penso alle liste di attesa, agli screening oncologici, ai follow up che sono saltati, e quindi su quello andrà la nostra attenzione. Sul Covid cambierà qualche regola a stretto giro? Stiamo lavorando sul far sì che gli asintomatici possano dopo 5 giorni rientrare nelle loro attività. Su questo a breve presenteremo un disegno di legge. Sulla sanità quest'anno ci sono 2 miliardi e 300 milioni in più rispetto a quelli che erano stati stanziati precedentemente. È vero che purtroppo gran parte dello stanziamento andrà per la crisi energetica. Capite che ci troviamo in una congiuntura terribile, dopo il Covid c'è stata e c'è ancora la guerra e c'è la crisi energetica, quindi è una manovra che è stata tra l'altro approntata in meno di un mese. Abbiamo giurato il 22 ottobre, la manovra è stata licenziata il 21 novembre, quindi io credo che, insomma, lo sforzo fatto da questo governo, almeno da questo punto di vista, debba essere riconosciuto e apprezzato.